Ciao a tutti ragazzi, è uscita la carta nuova di Marvel Snap che mi sembra una vera e propria chicca, una carta molto molto forte che è Aliot, che vedete a centro schermo, ed è una 6-5, quindi costo 6, forza 5, e alla scoperta distrugge tutte le carte avversarie giocate nel suo campo durante questo turno, comprese le carte ancora nascoste. Quindi vuol dire che indipendentemente o meno dal fatto che voi abbiate la priorità, tutto quello che viene giocato dal vostro avversario in quel turno viene distrutto, garantendovi praticamente quel campo, ovviamente se già eravate in vantaggio oppure se con i 5 di forza di Aliot si presuppone voi andate in vantaggio. Ovviamente ha delle controindicazioni tipo Cosmo, che sono ovviamente delle carte che vanno a neutralizzare il suo effetto. Voi potete rispondere magari giocando nello stesso campo dove prevedete di giocare poi Aliot, giocare Eco, però diciamo che è una carta molto molto forte che spesso e volentieri vi risolve gli ultimi turni. Io ho fatto in tempo a testarla un pochino stasera, mi ha risolto un bel po' di situazioni e vi faccio vedere una partita di esempio. Ok ragazzi, inizia la partita e Aliot arriva subito come pescata del primo turno. Quindi sappiamo già che lui all'ultimo turno sarà a nostra disposizione e vediamo un po' come evolve questa partita. Allora, io sto giocando un Destroy e gioco Nova nel terzo campo, nell'ottica di riuscire magari poi a spaccarlo con Killmonger e di fare magari più male possibile, cercando di eliminare le carte turno 1 tipo Iceman che ha giocato il mio Oppo e cercare di eliminargliene il più possibile. Gioco Bucky Barnes nel primo campo, che dice che a fine turno le carte combattono e vengono distrutte le più deboli, quindi se dovessero distruggermi Bucky Barnes torna Soldato d'Inverno. E a me potrebbe anche andare bene. Allora, a questo punto andiamo a giocare un bel Daken. A giocare un bel Daken all'interno del campo centrale, che ci darà Muramasa. Che ci dà Muramasa e vediamo di riuscire poi a distruggere anche lei sempre con Killmonger. Allora, vediamo. A questo punto io vado a giocare Muramasa assieme a Nova, in modo tale che in quel campo lì distruggerò tutto con Killmonger. Passo, non potendo più giocare niente. Vediamo l'oppo che cosa fa. Ha giocato Hawkeye, che verrà rotto anche lui da Killmonger, e un Capitan America che... Beh, diciamo allora che molto probabilmente, vabbè, il terzo campo lo perdiamo. L'idea è quella. Io posso andare a giocare Killmonger di fianco a Daken. Una snappatina dell'oppo. Sì, direi che non c'è nulla in contrario. Killmonger di fianco a Daken, secondo i piani, e vediamo di fare un po' di piazza pulita. Distruggo un po' di pezzi a uno suoi, viene distrutta la mia Muramasa, viene distrutto Nova che potenzia le mie creature. Il terzo campo l'abbiamo perso e fin lì non ci piove. Nel secondo siamo abbastanza in vantaggio. E adesso io nel primo turno, dopo una snappatina, vado a giocare Aliot. Sono in vantaggio in quel turno lì, lui non ha giocato niente. Qualsiasi cosa lui giocherà, indipendentemente dalla priorità o meno, Aliot la distruggerà. Infatti, come potete vedere, ha distrutto le sue carte quando erano ancora nascoste. Piglia a sberle il mio Bucky Barnes, da cui uscirà Soldato d'Inverno, però vinciamo la partita. Un po' di cubi.
un po' di ricompense varie e ragazzi, direi che Aliot è una carta molto forte che si presta molto molto bene ad assicurare la vittoria nell'ultimo turno della partita. Quindi se avete modo di recuperarlo, mi sembra una carta molto 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 forte e da prendere bene in considerazione. Intanto faccio ancora qualche test e vi aspetto al prossimo video per nuove informazioni su Aliot, per nuove informazioni su altri deck, per altre cose riguardanti il mondo di Marvel Snap o magari anche di qualche RPG che comunque sia qualcosina sto preparando bolle in pentola. Ciao a tutti ragazzi e al prossimo video. Thank you.